Ciao a tutti, sono Federica e oggi mi trovo a Parigi alla scoperta della realtà di Vente Privée. Vente Privée è una boutique infinita che si rinnova ogni giorno proponendo tantissimi brand a dei prezzi veramente convenienti. Quindi ognuno può veramente avere la sua esperienza d'acquisto e trovare il capo, l'accessorio o l'oggetto che fa veramente al caso suo. Dietro di me c'è l'ultimo, in ordine di tempo, dei tre edifici di Vente Privée. Si chiama Le Veron. È un palazzo che fa della creatività il suo punto forte. Ci sono moltissime opere di artisti e di designer esposte, a partire dalla facciata che è decisamente interessante, con questa trama e con questa rete molto fitta e curvilinea. E poi c'è anche un simpatico amico che ci osserva. Questo è l'ingresso del Le Veron Building. Come potete già vedere, ci sono diverse opere sparse qua e là, molto belle. Comincerei presentandovi anche un amico che ci accompagnerà nella scoperta di Vente Privée. Luke Luke, altri non è che la mascotte del brand. Anche l'ascensore è total pink e si è aperto nel momento giusto. Siamo al nono piano del palazzo di Vente Privée e c'è una vista molto bella. Io non me ne intendo tantissimo di calcio, ma mi hanno fatto notare che poco distante, ma veramente poco distante, c'è lo Stade de France, stadio di Francia, dove gioca il Paris Saint-Germain. Per spostarci da un edificio all'altro dei tre di cui Vente Privée è composto, utilizzeremo una navetta decisamente sobria. La navetta di Vente Privée rosa. Arrivati al secondo building, in questo momento ci troviamo nella Digital Factory, che è il luogo dove qui a Vente Privée vengono prodotti tutti i contenuti che poi vengono utilizzati per il sito, per i social e per tutto il mondo Vente Privée. In questo momento ci troviamo durante una pausa di shooting, qui ci sono gli abiti che vengono scattati in questo momento, stanno scattando Giambattista Valli ed è il mio paradiso, voglio semplicemente prendere tutto e portare a casa. Il paradiso continua, nel senso che ci sono pantaloni, jeans, poi qua c'è un armadio, una scarpiera piena zeppa di stivaletti, décolleté, Oxford, stringate, sandali. La cosa veramente bella è che i contenuti vengono prodotti internamente. Anche la creatività ovviamente viene ideata dai ragazzi che lavorano in Vente Privée. Digital Factory è veramente enorme e adesso stiamo per entrare in un'altra stanza dove è stato allestito un set diverso. Ci sono 60 postazioni diverse dove creare shooting e dove scattare gli abiti, quindi una location veramente gigantesca e lavorano contemporaneamente creando, cambiando e modificando di volta in volta il set design e i fondali. In questo momento stanno scattando la seconda parte della campagna della collezione di Giambattista Valli. Ovviamente lo stile è molto classico, elegante, chic, giustamente per abbinarsi anche a quella che è l'immagine del brand. Qui hanno giusto qualche fondale colorato. E comunque questo colore, teal, mi piace un sacco, dobbiamo comprarlo. Siamo appena usciti dal secondo building, alcune cose non le abbiamo potute riprendere per questioni di sicurezza e di riservatezza, però ci sono delle attività molto interessanti all'interno, con dei manichini che vengono poi modellati digitalmente, quindi una cosa molto carina da vedere dal punto di vista operativo. Continuiamo la nostra visita verso il prossimo building che prende il nome di Wilson. Terzo building di Vente Privée, il building si chiama Wilson ed è una location molto interessante perché qui dove sono io una volta c'erano le tipografie del giornale Le Monde. Qui proprio in questa posizione c'erano le macchine rotative per la stampa, mentre adesso è stato trasformato in uno spazio super di design, molto aperto, un open space meraviglioso dove si lavora e dove si svolgono le normali operazioni dell'azienda. Di
Questo è l'edificio originario, il primo building che è stato costruito, quindi è quello dove si svolgono le operazioni corporate. Le sorprese non sono finite, perché qui in Vente Privé, oltre che a produrre autonomamente i contenuti fotografici, producono anche i contenuti musicali, quindi le tracce sonore. Adesso entriamo negli studi di registrazione e andiamo forse a comporre il nostro album, vediamo, ho proprio voglia di fare un album. Siamo appena arrivati negli studi di registrazione di Vente Privé e si tratta di studi di registrazione a tutti gli effetti, perché qui, così come nell'altro building c'è il reparto che produce gli shooting e i contenuti fotografici, qui invece vengono prodotti tutti i contenuti musicali, quindi le tracce, abbinati ai vari brand di Vente Privé. La cosa molto interessante che ci hanno appena spiegato è che l'identità del prodotto viene interamente realizzata dal reparto e dai ragazzi che lavorano in Vente Privé. Hanno creato anche dei contenuti in collaborazione con Iggy Pop per il lancio del suo album di canzoni in francese. È stato molto interessante vedere l'intervista a Iggy Pop, un personaggino del tutto particolare. Inoltre, insieme a Iggy Pop sono state create delle collaborazioni anche con Bob Sinclair. Questo per dire che lo studio di registrazione va poi a occuparsi anche di settori che spaziano e che esulano da Vente Privé stesso. Questi sono alcuni degli artisti con cui hanno collaborato e tra tutte le foto esposte è saltata alla nostra attenzione quella di un gruppo che ben conosciamo, i Negramaro. Capito le mie abilità di batterista e quindi sono qui per registrare il mio assolo di batteria. Adesso procedo con la chitarra, darò il meglio di me. Ho quasi completato il mio disco, adesso è il momento di passare alle voci. Feels the way I do about you now. Ho appena finito il mio ingresso nel mondo della musica, è stato super divertente e a parte tutto è incredibile vedere come un'azienda può produrre dalla A alla Z per quanto riguarda le proprie pubblicità e i propri contenuti, quindi dallo shooting di moda per finire alla colonna sonora. Ci troviamo nel reparto La Crea, quindi siamo nella sezione creativa di Vente Privé. Qui lavorano più di 600 creativi, si spazia dal design alla grafica, alla manipolazione digitale, quindi tutte quelle applicazioni e tutte quelle formule che vanno a migliorare ancora di più le campagne in vendita su Vente Privé. L'ambiente è veramente molto rilassato, molto smart, molto cool, si respira veramente creatività a partire dal design della sala, quindi è molto divertente anche vedere questo diverso aspetto delle persone che lavorano qui. Ci troviamo in uno degli ingressi, un ingresso laterale, che ospita una parte della collezione di opere d'arte di Vente Privé. Creatività, shopping e divertimento sono le tre parole d'ordine, le keyword del mondo di Vente Privé, che oggi finalmente abbiamo avuto l'opportunità di conoscere veramente dall'interno e in maniera molto più approfondita. Non mi aspettavo che la sede fosse così bella e che la realtà lavorativa fosse così interessante al suo interno. Esperienza Vente Privé anche da casa, si può tranquillamente fare shopping tramite la comodissima app. Per chi come me è sempre in viaggio, fare shopping dalle app è veramente la salvezza. Sta iniziando a gocciolare, quindi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Spero che questo video e questo tour dell'azienda vi abbia incuriosito e, perché no, magari stimolato a provare un'esperienza d'acquisto su Vente Privé. Adesso andiamo a dormire perché domani ci aspetta un'altra giornata a Parigi.